So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Emanuel Manfredini è uno dei candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali per il centrodestra. Manfredini, noto industriale e storico DJ sassolese, si è dimesso dalla carica di presidente dello Sporting Club ed è stato presentato come possibile candidato dalla parlamentare di Forza Italia, Benedetta Fiorini, ad un incontro di coalizione. Ora si attende la risposta della Lega, che pur presente si è riservata l'approvazione. Le condizioni dell'operaio albanese, che martedì è precipitato dall'impalcatura del cantiere dove stava lavorando, in via Mazzini 157, sono migliorate. Il 41enne è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di ortopedia a causa delle varie fratture riportate durante la caduta. La testimonianza dei colleghi sarà utile al fine di ricostruire le dinamiche dell'incidente. Con il convegno Leggi razziali o leggi antiebraiche in sala Biasin si è concluso il ricco calendario di appuntamenti dedicati al giorno della memoria. Abbiamo intervistato Beniamino Goldstein, rabbino capo delle comunità di Modena e Reggio Emilia. Rabbino, c'è una serata dove effettivamente si è imparato parecchio su quello che era il periodo che lei ha, come dire, indottrinato i presenti. Sì, sono stato contento anche dell'affluenza del pubblico, delle domande che sono state fatte, si coglieva l'interesse delle persone per dei dati che ho portato, per una riflessione che ho portato su questo complicato periodo che è stato appunto lo periodo che precede la Seconda Guerra Mondiale, il periodo appunto della legislazione anti-ebraica e razziale in Italia, in Germania e in generale in Europa. È un periodo nel quale le minoranze di tutta Europa, per dirla in una forma molto, molto normale, prendevano sotto. Allora, le minoranze nazionali sono state uno dei problemi caratteristici, sono il problema tra le due guerre, per i dati storici di cui anche ho parlato, per la scomparsa degli imperi, per la creazione di nuovi stati-nazioni all'interno dei quali si trovavano minoranze che, almeno agli occhi di tanti, compromettevano o rischiavano di compromettere questa indipendenza nazionale. Quindi diciamo il problema delle minoranze è stato un problema molto sentito e, come ho visto, anche ha legato a sé certi discorsi di legislazione anti-ebraica in Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. E soffermandoci soprattutto in Italia, quali sono state le conseguenze di questo? Beh, in Italia diciamo il problema, come ho detto, della minoranza nazionale non c'erano riguardo agli ebrei, perché gli ebrei, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista dell'integrazione, chiaramente non avevano questo problema, e appunto questo sottolinea ancora di più la crudeltà, l'insensatezza delle leggi razziali del 38. Oggi c'è sicuramente un'atmosfera migliore. Beh, rispetto ad allora sì, sicuramente sì. Cioè, questo forse che ho detto alla fine, con tutto quello che lo stesso si sentono notizie che non tanto rassicuranti, però se uno guarda nella prospettiva di quello che succedeva all'ora di oggi, siamo in una situazione di gran lunga migliore, grazie al cielo. E gli ebrei in Italia sono anche additati come un'elite degli ebrei che sono andati in tutte le parti del mondo. Ma gli ebrei in Italia, dopo la guerra, ci sono stati ebrei che sono andati molti in Israele, ci sono anche quelli che sono emigrati in altre parti, sono quelli che sono rimasti. Abbiamo avuto anche, questa è stata una cosa molto positiva, abbiamo avuto, almeno per l'ebraismo italiano, l'affluenza di ebrei che sono venuti da altri posti a rinforzarci e a dare il loro grande contributo alla vita ebraica in Italia. Ed ora passiamo allo sport.
Nuova sconfitta per il Sassuolo Calcio femminile. Le ragazze di Mister Piovani hanno perso 2-0 al Mirabello contro il Milan nella gara d'andata dei quarti di Coppa Italia. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG. È tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.